Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Scusatemi un sacco. Mi sento così in colpa per non aver potuto pubblicare nulla la settimana scorsa. Soltanto che io vi giuro, non lo so, ho avuto un calo di non lo so che cos'era, non so se era proprio autostima, ma non riuscivo a fare dei video che mi piacevano. Vi ho sempre detto che io, quando pubblico un video su YouTube, voglio che sia bello, voglio che sia perfetto, voglio che sia, non lo so, perché comunque io ci passo le ore ad editarli, a tagliare i pezzi e tutte le cose, no? Quindi se a me un video non mi piace, io sto lì ore e ore a provare a farmelo piacere, ma se non mi piace, niente, cioè io ci posso provare con tutta me stessa, dare il cuore, tutto, no, non mi piace, io non lo pubblicherò mai se non mi piace. Ho fatto 3 video la settimana scorsa, uno sulla comunità, sulle emozioni della comunità, il mio diario e le cosine della Selena, tipo il cordone umbilicale, che c'ho una scatolina con delle cose sue di quando era appena nata, tipo. E avevo fatto il video, non mi è piaciuto, a parte che dopo mi ha interrotto mia madre in una fase molto sentimentale, tipo c'avevo la lacrima qua, è tipo la mia lacrima. Ho fatto un altro video dove in pratica sarebbe stato tipo come se vi portavamo insieme a noi a fare la spesa, insieme alla Selena che è una pasticcione, ogni volta lì capricci, prende tutto. Ma anche quello mi è venuto male, perché non si capiva nulla, cioè, ma io ci provo, ma io ve lo giuro ci metto un sacco, ci metto tutto me stessa, perché fare i video mi piace un sacco, ma non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente, nemmeno quello. Poi ne ho fatto un altro che era... E questa è la quinta volta che provo a fare un video. Questo era il riassunto del motivo per il quale io la settimana scorsa non sono riuscita a pubblicare nulla. E poi voglio ringraziarvi un sacco perché quando ve l'ho spiegato un pochino sulle storie di Instagram siete stati super 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 carini, mi avete detto tranquilla, nessuno nasce imparato, pubblicali che tanto si vede che tutti i video che fai ci metti il cuore, cioè siete stati veramente veramente troppo carini, cioè vi amo, cioè io ogni giorno che passa vi amo sempre di più. Ok, questo era un riassunto del perché non ho pubblicato. Adesso torniamo a noi. Come avrete letto dal titolo, oggi parleremo dei pro e dei contro che ci sono nel diventare madre comunque così piccina. 14, 15, 16, 17 anni, comunque siamo piccine. Anch'io, cioè sono ancora piccina. Mi è toccato crescere molto in fretta. Penso che noi ragazze madri, quando parliamo di questo discorso, tendiamo sempre a farvi vedere soltanto la parte positiva di tutto questo, perché comunque è difficile e cerchiamo di trarre sempre la cosa buona di questo. Che certo, noi amiamo i nostri figli, perché tanto, cioè, si vede che li amiamo, si vede. Però non è tutto così semplice come lo vedete voi. Inizierò col dirvi, voglio che sia chiaro questo discorso, perché a me continuano ad arrivare dei messaggi da voi, delle richieste di messaggi da molte di voi. La maggior parte sono molto piccole, dai 14 ai 17 anni, anche 18, dove appunto mi dite che avete questo desiderio di diventare madri anche voi a quest'età. Io ogni volta che faccio un video, ogni volta che faccio una storia con mia figlia, comunque me le riguardo queste cose e mi metto un pochino nei vostri panni. E sì, si vede quanto ci vogliamo bene, quanto ci... cioè io la amo, lei anche, poi la sede è troppo carina, anche se a volte è tutta onesta. Comunque anche soltanto vedere un bambino piccolino, cioè ti viene la voglia, cioè non so se proprio voglia, però comunque so che molte ragazze amano i bambini piccoli ed essendo che amano i bambini piccoli, in più si guardano anche i miei video, vedono che io ho questo rapporto con mia figlia, ma non soltanto io, anche altre ragazze madri, sì, cioè ti può venire un pochino la voglia, poi dicono che hanno il fidanzato, che anche lui vuole, ok. Lo so che sembra tutto bello, tutto perfetto, ma non è proprio così, cioè, come ho detto prima, noi ragazze madri cerchiamo sempre di far vedere soltanto il lato positivo di questa cosa, che non dico che sia sbagliato, va bene perché è giusto, noi ci teniamo un sacco, non ci pentiamo di quello che abbiamo fatto, perché comunque da questo errore, da questo sbaglio è nata la cosa più bella, più preziosa che ci potesse mai capitare, perché un figlio comunque è il dono più bello in assoluto. Ma ci sono anche degli aspetti che penso sia giusto farveli sapere, farveli notare. Io penso che se voi vedeste veramente quel che c'è dietro la videocamera, capireste che non è tutto così semplice.
Come potete pensare? Tipo in questo momento mi sta spargendo le patatine ovunque. Ha lanciato il piatto, quindi già partiamo bene. Un figlio ti cambia tutta la vita, cioè te la cambia tutta. Non dovete avere questa idea di avere figli così presto perché è bello, perché cresce con voi. Perché ok, se capita va bene, è giusto accettarlo. Perché penso che appunto... è lei che passa così. Un figlio non è mai un vero sbaglio. C'è sempre un motivo. Voglio elencarvi un po' di motivi per cui non è tutto così semplice come lo potete vedere voi. Tipo, quando hai un figlio, tu hai una grossa responsabilità, una responsabilità che avrai per tutta la vita, finché cresce, però comunque anche quando crescono, anche quando andranno via, anche quando si sposeranno, comunque rimarrà sempre tuo figlio e nessuno si stacca mai dalla propria madre, dal proprio padre anche. Io mi ricordo che quando ero in comunità ogni tanto pensavo queste cose. Uno dei pensieri che mi faceva più tipo oh mio Dio, cioè provate soltanto a pensare a questa cosa. Voi avete la responsabilità che dal momento in cui avrete vostro figlio, voi vi svegliate la mattina, dovete fargli fare colazione, fargli fare merenda, fargli fare pranzo, fargli fare la merenda ancora e fargli fare la cena. Questo tutti i giorni per moltissimi anni. E sembra una cosa piccola, ma se ci pensate è veramente una responsabilità. Per avere un figlio bisogna essere disposti a tantissimi cambiamenti. Bisogna essere consapevoli del fatto che la tua vita si stravolgerà in una maniera totalmente diversa. Cambieranno i tuoi ritmi, cambierà tutto, tutto cambierà. Come stavo dicendo, provate a pensarci anche soltanto questa cosa, che veramente sembra una cosa piccola, ma non è una cosa piccola. Voi avete il dovere di fare tutti questi pasti a vostro figlio per tutta la vita, cioè finché appunto non sarà grande, avrà una casa, però comunque è un sacco di tempo e voi avete questo compito di farlo tutti i giorni. E questa è una delle poche cose, perché cioè potrei rimanere qua tutto il giorno a farvi le lingue. Dovete portarlo a scuola, dovete riandare a prenderlo, comunque ha bisogno di attenzioni, quindi dovete fare attività con loro. Non è una passeggiata, non è semplice. Fare la mamma è una cosa difficile, certo se c'è amore si fa tutto. Però non prendetela così alla leggera. Un'altra cosa. Voi ogni volta che vedete la Selena nei miei video, nelle mie storie comunque, notate la sua bellezza perché è bellissima e sono innamorata di lei, è troppo bella. E mi dite, ah, io la voglio tenere, vorrei tanto essere la sua babysitter. Sì, allora io quando vedo questi vostri messaggi mi ricordo di me quando ero più piccola, cioè qualche anno più piccola, e ogni volta che vedevo un bambino così, anche come la Sele di quell'età, piccolino, cioè io ero come voi, cioè lo volevo prendere, sarei voluto stare con lui tutto il giorno, fargli da babysitter, e invece vedevo queste mamme che erano tutte così stanche, io non capivo perché sono così belli i bambini e non capivo. Oppure mi ricordo che io quando ero incinta vedevo quotidianamente, vedevo tutti i giorni la mattina 16 anni incinta il programma, no? E ogni volta dopo che le ragazze partorivano, comunque fanno vedere anche il dopo parto, no? Come si comportano, i bambini che piangono, loro che si devono alzare la mattina. E vedevo sempre sta cosa che tipo dopo un po', cioè alcune ragazze si arrabbiavano e dicevano non ce la faccio più, cioè non riesco. Oppure semplicemente mentre il bambino dormiva loro facevano altro, stavano al telefono, cioè comunque non gli davano tante attenzioni. E sta cosa, io dicevo, io non farò mai così. Io anche quando dormirà, io starò sempre lì a guardarla come respira, a guardarla perché sarà bellissima, no? Finché l'ho provato sulla mia pelle. Non è che non ho trovato il tempo di fare queste cose, certo, io sono stata ore e ore a fissare la sua perfezione, però
Ora le capisco quelle ragazze, perché comunque anche soltanto quella mezz'oretta in cui loro dormono, tu puoi respirare, farti lo smalto, cioè, ma anche queste cavolatine così, no? Un bambino ti occupa un sacco di tempo. Un bambino richiede tanta forza, tanto tempo, tanto amore, richiede un sacco di cose. Quindi state attente, ragazze, e il momento per fare i figli arriverà. Se voi lo volete, arriva per tutti. E anche sta cosa che mi dite: io e il mio ragazzo vogliamo un figlio, abbiamo io 15 anni, lui 16, ma ci sentiamo pronti? Questa frase anche mi fa ricordare la me di quel tempo. Prima di rimanere incinta anche io avevo questa idea, voglio avere un figlio con lui perché io lo amo, perché lui mi ama. Io so che in quel momento sembra la cosa più bella del mondo, sembra che non finirà mai. Le storie di quell'età non sempre vanno a finire bene, come dico. In rarissimi casi sì, magari vi sposate anche e avrete 4 figli. Però è sempre meglio aspettare. A questa età è meglio andare a divertirvi, fate i giri con i vostri amici. E anche questa cosa qua degli amici: voi dal momento in cui avete un figlio non potete più uscire come prima, perché voi avete anche vostro figlio. Non potete più uscire tutte le sere regolarmente con i vostri amici. Qualche volta vi toccherà dire di no, e quando stanno male toccherà ancora più tempo per loro e meno tempo per voi, se si può dire così. In alcuni casi ragazze madri non riescono nemmeno a tornare a studiare, perché appunto hanno questa responsabilità di stare con il proprio figlio, magari non hanno nessuno che glielo può tenere. Io mi sento tantissimo fortunata per aver avuto mia sorella e mia madre che mi hanno aiutato in questa cosa. Infatti io ancora studio. Per farvi un'idea, se lei no, 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 no. Cioè la Selena che mi combina i pasticci, mi accende la musica. Dopo già io parlo basso, non mi sentite. Comunque questi sono un po' dei contro, sono un po' delle cose che voi magari prendete molto alla leggera quando vedete i miei video, le mie storie, e pensate che la mia vita sia perfetta, ma non è così. Io faccio tanta fatica, è difficile stare dietro un figlio, è molto difficile. È molto difficile. Sicuramente a questa età io non ero pronta, ma ce la sto mettendo tutta. Sto anche sudando un sacco. Non è semplice essere mamma. Il mio consiglio comunque è sempre quello di aspettare, se siete così piccoli, di avere la persona giusta accanto a voi. E poi sì, ma poi potete fare un sacco di figli, quanti ne volete, però è meglio aspettare e farlo con la persona giusta, all'età giusta, quando hai un buon lavoro, una gestione economica che ti può permettere di mantenere tuo figlio al meglio, senza alcun problema. Poi ovviamente ci sono anche un sacco di cose belle che ti porta un figlio. Non ti sentirai mai più da sola, perché lui sarà, lui o lei sarà sempre lì accanto a te. E ogni volta che io sto male, che sono triste, anche quando litigo tipo con mia madre, con mia sorella, con qualsiasi persona, lei, io vedo che mia figlia lo nota. A volte piango anche, cerco di non farmi vedere quando piango da lei. Lei è la personcina che mi conosce di più al mondo, soprattutto quando sono triste. Infatti ogni volta che mi vede lì in un angolo, che comunque sto zitta perché cerco di calmarmi, lei viene da me e mi fa: mamma, caro mamma, e mi riempie di coccole, mi dà i baci. Amore della mamma, che è l'amore della mamma. Chi è il mio amore grande? Guarda, guarda che ce l'ha. No, questa, sai che questa è cacca? No, lascia. Io senza di lei non riesco a stare. E anche se sono piccola, anche se lei è piccola, ci andiamo da morire. Però è un terremoto. Voglio elencare un po' di cose. No! Aspetta, lo so. A cosa ridi? Portano un sacco di felicità. Quella non manca mai. Amore, tenta che ti fai... Bello la baba che salta con te. Comunque, sì, il riassunto di questo video era mettervi... Hai intenzione di farmi venire? No? 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 Ah no, ho detto no.
Ok, comunque, a parte il fatto che mia figlia è un terremoto, ti portano anche un sacco di felicità. Sì, ti cambiano la vita. Lo confermo, mi ha completamente cambiata. Sono dovuta crescere in fretta. Però comunque il riassunto di questo video indirizzato a quelle ragazze che mi scrivono che vogliono avere un figlio a questa età, che lo desiderano e che sono convinte che la mia vita sia così facile. Questa cosa vi deve essere chiara, che non è tutto così rose e fiori come lo vedete voi nei miei video. Non è tutto così semplice, perché è complicato, ci sono un sacco di cose da fare, non finiscono mai le cose da fare. Quindi è questo. Questa cosa andava assolutamente chiarita in qualche modo. Non voglio che ragazzine per i miei video venga l'idea di avere un figlio e gli sembra una cosa tutta bella, perfetta, rose e fiori. No, a questa età io ve lo sconsiglio davvero. E basta, cioè veramente mi farebbe sentire un po' in colpa. Io in nessun modo, in nessuna maniera ho mai cercato di istigarvi a rimanere incinta a quest'età, perché non è una cosa che va bene. Anche le persone a cui diciamo non sto molto simpatica mi dicono: ma tu così istighi delle ragazzine a rimanere incinta a quest'età? No, cioè no ragazzi, io questa cosa non l'ho mai detta. Anzi, mi sembra di aver sottolineato più e più volte che questa cosa non va bene, che io ho sbagliato, che alla mia età avrei dovuto fare altro. Adesso niente, mi tocca salutarvi perché c'è la mia mostra in cucciola di qua che mi sta chiamando e mi spegne la luce. E niente ragazzi, io adesso vi devo salutare assolutamente perché c'è la Serena che mi sta combinando un macello. Vi mando un bacione, un abbraccione e vi prometto che cercherò di rimanere attiva, anche se i miei video non saranno perfetti, non mi piaceranno molto, cercherò di pubblicarli, però sarà molto faticoso. Ciao ciao, ci vediamo ad un prossimo video.